Abbiamo visto nello scorso video lo slicing con Canvas. Abbiamo visto come si visualizza la leggenda colori e soprattutto a cosa serve e cosa è. In questo corso invece cominciamo con i parametri di stampa che servono per andare a ritoccare una serie di variabili per riuscire a ottenere l'oggetto stampato nel modo migliore possibile. Ci sono un sacco di variabili che determinano sia la struttura dell'oggetto 3D che anche la resa estetica. È fondamentale quindi conoscere per ora, ancora per i prossimi anni, una quindicina di eventuali variabili che potresti modificare in base all'oggetto che hai inserito. Per esempio, il numero delle pareti è racchiuso all'interno dei settaggi generali. Vediamo in questo articolo i settaggi di base di Canvas utilizzato come slicer per stampanti 3D con un colore. All'interno della sezione General possiamo trovare i seguenti parametri: shell thickness, numero di strati alti e bassi, solid layer speed, velocità di stampa standard, travel movement, velocità di attraversamento, Z travel speed, velocità di movimento Z, numero di perimetri, ordine di stampa delle pareti e poi velocità delle pareti. Vediamo uno a uno i seguenti parametri. Il numero di strati alti e bassi, shell thickness, questo parametro definisce il top o il bottom dell'oggetto 3D. Tutte le parti che compongono gli strati di chiusura e di inizio, per capirlo in modo veloce e semplice, se abbiamo un cubo, la parte alta e bassa che chiudono il cubo sono lo strato alto e basso. Se prendiamo un cubo, gli eliminiamo il riempimento e lasciamo circa 10 layer di top e bottom. All'inizio e alla fine del modello 3D avremo solamente pieni quei 10 strati. Il riempimento non sarà fatto. Non c'è un vero e proprio valore standard, ci sono semplicemente valori corretti in relazione all'oggetto 3D e agli altri parametri impostati. Lo strato superiore incide per esempio sulla resistenza degli oggetti vuoti. Se un oggetto ha uno scarso riempimento come il 6%, lo strato di chiusura conviene farlo molto abbondante, molti perimetri e poco riempimento. Per gli oggetti con il 100% di riempimento, lo strato di chiusura non avrà particolare importanza. Ci sono casi in cui il riempimento alto o basso incide molto sulla resa estetica dell'oggetto stampato 3D. Esempio valido per materiali trasparenti o traslucenti. Ci sono casi in cui il riempimento alto o basso incide molto sulla resa estetica dell'oggetto stampato 3D. Esempio valido per materiali trasparenti o traslucenti. Per esempio, per oggetti conici o circolari, disattivare lo strato superiore o inferiore è fondamentale per evitare chiazze o macchie di colore differente dalle pareti. Nella produzione di oggetti come paralumi, per ottenere risultati ottimi bisogna disattivare lo strato superiore ed inferiore, evitando riempimenti vicino alle pareti. Tutte le pareti senza riempimenti creano una traslucenza perfetta. Solid layer speed, velocità di stampa. La velocità di stampa standard indica la velocità che la stampante raggiunge durante la stampa. Se non vi sono specificate altre velocità di stampa specifiche, la stampante si muoverà alla velocità impostata per questo parametro. In genere, la velocità standard può variare dai 20 mm al secondo ai 65 mm al secondo. Oltre che la velocità di stampa standard, possiamo successivamente intervenire su parametri più specifici relazionati alle velocità di parti specifiche dell'oggetto come riempimento, parete, top, bottom, eccetera, eccetera. Travel movement, velocità di attraversamento. La velocità di attraversamento è l'unica velocità che non comporta la stampa. La stampante 3D, mentre stampa l'oggetto, deve fare degli spostamenti per passare da un punto a un altro senza estrudere. In genere, prima dello spostamento si innesca la ritrazione. Questo spostamento è in media fatto a velocità più alta del solito, come 90 mm al secondo o 150 mm al secondo. Non dovendo estrudere, l'unico limite è quello meccanico della struttura della stampante 3D e non fisico relativo alla stesura del materiale. Z travel speed, velocità movimento Z, è la velocità con cui la stampante si muove in Z. Il valore è da impostare come da standard, come suggerisce Canvas. Numero delle pareti,
Le pareti non sono altro che il guscio o la parte esterna dell'oggetto. Tutto il perimetro dell'oggetto è composto da pareti. Esistono pareti interne e pareti esterne, spesso distinte in tutti gli slicer. Le pareti, se l'oggetto è medio grosso, hanno la funzione di dare resistenza all'oggetto, creando un guscio molto spesso. Per oggetti piccoli, invece, è meglio utilizzare poche pareti e tanto riempimento. Per casi particolari, una parete e riempimento 100%. Grazie a questo mix, oggetti molto sottili possono essere stampati comunque ottenendo una maggiore resistenza. Anche, per esempio, utilizzando ugelli da 0,2 millimetri possiamo stampare lamelle da 0,7 in modo solido, impostando pareti da 0,2 con riempimento 100%, con flusso leggermente più alto. Le pareti per oggetti con inclinazione hardware vanno stampate sempre dopo, per facilitare l'adesione della parete che altrimenti andrebbe sul vuoto, dandogli così un ancoraggio sul riempimento o sulla parete esterna. Ordine di stampa delle pareti è prassi che quando si realizza un G-code si pensi anche se è meglio stendere prima la parete interna o quella esterna. Modificando questo parametro si può intervenire sulla corretta crescita del pezzo o sull'estetica curata maggiormente. Velocità delle pareti. La velocità della parete interna o quella esterna in genere viene tarata più bassa della velocità normale. Se quindi stiamo stampando un pezzo con dei parametri molto veloci e non si vuole perdere una buona resa estetica, è possibile diminuire la velocità delle parti in vista del nostro pezzo. Se questo corso ti è stato utile, condividilo. Abbiamo visto i settaggi generali. Da oggi in poi cominceremo ad approfondire i parametri di stampa. Tutte quelle variabili, tutti quei parametri che puoi modificare per sistemare l'oggetto, farlo uscire più bello, più resistente o eventualmente riuscire a ottenere degli ottimi risultati con le stampanti 3D a filamento. Condividilo, alla prossima!